Dove diavolo lo scappi? Corri subito a leggere! Ti ho detto di andare a leggere! Forza! Di là! Non fartelo più ripetere che non ce la faccio più! Allora, per la tragedia di Hamlet, tuo Amleto, Shakespeare trae spunto dall'antica leggenda danese, ma mescola un po' le carte, aggiunge qualche nuovo ingrediente e la sua storia inizia così. Siamo a Elsinor, in Danimarca, a nord insomma, il fantasma del defunto re, ucciso dal fratello Claudio, che ne ha poi usurpato il trono e sposato la moglie. Appare al figlio Amleto e chiede di essere vendicato. Amleto viene colto da mille dubbi, insomma, diventa amletico e pensa che sia più facile scoprire la verità facendosi credere pazzo. La pazzia di Amleto preoccupa la madre e lo zio. Il ciambellano Polonio, che non faceva il ciambelle, ma era una specie di cerimoniere del re, crede che la pazzia di Amleto sia causata dall'amore per suo figlio Ophelia. Ma Amleto, in realtà, non sappiamo poco. Una compagnia di attori viene invitata per sollevare il morale del giovane principe. Amleto, però, più furbo che scemo, si mette d'accordo con loro per recitare un dramma a un omicidio simile a quello avvenuto. L'interpretazione rende furioso il re, che interrompe la recita. Per Amleto sembra essere la prova della colpa dello zio Claudio. Si reca dunque a parlare con la madre e per errore uccide Polonio, nascosto dietro una tenda, credendolo Claudio. Allora il re decide di allontanare il pazzo, Amleto, e lo invia in Inghilterra con ben due amici, ordinando loro di ucciderlo all'arrivo. Sulla nave, Amleto scopre il complotto e torna indietro. E quindi fermo, ci vorremmo più tardi. Faceste giurare sulla vostra spada di non aver visto lo spettro che vi parlò. E tu chi saresti? Orazio. Orazio? Ma io un barbiere. Ma quale barbiere? Il vostro amico Orazio, il fedele soldato a cui affidaste l'ultimo di rendere eterna la vostra storia raccontandola all'intero mondo. E tu lo facesti? Se non l'avessi fatto, oggi non si parlerebbe di voi. Ed io ti ringrazio, ma vedi, non è che mi renda molto felice l'idea di far sapere a tutti i fatti miei. In realtà siete stato molto attento e riservato, non rivelando inizialmente nemmeno a me cosa davvero vi disse lo spettro. E poi, fingendomi pazzo, vi siete mosso con circospezione per preparare la vostra vendetta. Caro Orazio, come ti dissi allora, il mondo è fuor di squadra. Che maledetta noia esser nato per rimetterlo in sesto. Ma tu, ora, che vuoi da me? Niente, sapere come state, se avete risolto i vostri problemi interiori. Non lo direi di certo a te. Ho portato la vostra croce per anni. E chi te l'ha fatto fare? Non merito di essere trattato così. Dovete almeno dirmi se avete elaborato la morte di vostro padre, superato l'odio per vostra madre e vostro zio, e soprattutto se vi è passato il rimorso per aver ucciso quel povero Polonio nascosto dietro la tenda. Ma che c'entrava Polonio? Non eravamo in Danimarca? Già, quando accadde, stavi parlando con me, figlio. E che stmo chi è? Ricordi? Io non l'ho mai visto. Ruga nei tuoi ricordi, o forse nei tuoi sogni. Tu che pensi, Orazio? Orazio, cosa ne pensi? Ah, sì, se non ricorda quel che ha fatto, lo ricorderà di certo, quello che ha sognato. Sono tua madre, Gertrude. Povero Amleto, tua madre, Gertrude. Io non... Anche i bambini conoscono questa parte della storia. Quei comici sgangherati invitati a corte per tentare di...
di risollevarti, povero Amleto, dal tuo sconosciuto malessere. Avevano appena finito di recitare quando tu, povero Amleto, venisti nella mia stanza. I tuoi occhi erano colmi di rabbia e di odio. Volevi che ammettessi le mie colpe, ma non potevi capire, non potevi capire quanto possa essere avvelenata la freccia del potere. E mentre eravamo lì, povero Amleto, e su tre, spogliati del nostro essere non più madre e figlio, ma implacabili avversari, scorgesti quell'ombra dietro la tenda. Povero Amleto. E no, povero Polonio, il ciambellano convinto che la tua presunta follia fosse dovuta dall'amore non corrisposto per sua figlia Ofelia. Ma tu lo scambiasti per Claudio e lo uccidesti, così, a freddo. Ricordi adesso? Ma io non sono il principe Amleto, volete capirlo? Eppure avreste dovuto esserlo, l'avete detto poco fa. Semmai recitarlo. Che fa lo stesso? Ci sono domande a cui devi rispondere, se vuoi proseguire il tuo viaggio. E voi dovreste avere uno specchio in cui guardarmi fino in fondo. Comincia tu a specchiarti. Ma come Riccardo o come Amleto? Anche questo fa lo stesso. Signori, quando mi sono risvegliato su quel trono, speravo che qualcuno venisse a chiarirmi le idee. Ma prima quell'infermeria e poi voi mi avete mandato soltanto il cervello in frantumi. Non è esatto. Ti stiamo piuttosto offrendo la possibilità di realizzare ciò che prima sembrava irrealizzabile. Ma affinché ciò accada, devi renderti conto di una cosa. Come per ogni altro personaggio, Amleto non è uno, ma un milione di nessuno che nei secoli gli hanno dato vita sulla scena. Ognuno di loro, ogni frammento di volto che compone il suo gigantesco viso multiforme, gli ha dato qualcosa di diverso. E ad ognuno, Amleto ha dato in cambio un pezzetto del suo cuore malandato affinché potessero trovarci dentro un motivo per vivere ancora. Ora, il tuo Amleto chiede di rispondere alle sue domande più importanti. Cosa ha imparato dalla sua storia? Cosa ha scelto tra l'essere e il non essere? A chi offrirà infine il suo incerto modo di amare? E queste domande, caro Riccardo, sono infine anche le tue! Capito? Anche le tue! Chi va là? Non mi riconosci? Dovrei prima conoscerti. È passato di tempo. Eri molto più giovane e, se posso dirlo, anche molto più bello. Grazie tante. Non sono stato mai bello, ma di certo hai ragione tu. Hai sempre paura di parlarmi. Paura? E perché? Non osavi ammetterlo neanche a te stesso. Che cosa? Di amarmi. Sei... forse Ofelia. E chi se no? Vedi, caro Ofelia, vogliono che io faccia una specie di esame di coscienza. Ma molti di voi dovrebbero farlo con me. Che vuoi dire? Ofe, parlamici chiaro. Hai montato una sceneggiata con tuo padre sul fatto che io avessi perso la testa per te. Tuo padre ti ha presa la lettera, pensando veramente che io avessi perso la testa per te. E infatti tu la testa l'avevi persa. Ma non per te, per me. Per me, appunto.
Non per te, te, per me, me. Cioè l'avevi persa due volte? No, manco una volta. Quindi non eri pazzo, eri solo innamorato. No, ero pazzo per finta. Cioè fingevi di essere pazzo per non ammettere di essere innamorato. E dallo fe, fingevo di essere pazzo per muovermi più libero dentro al palazzo per scoprire l'intrallazzo. E non ho capito. Non c'è bisogno che fai la rima. Mio zio Claudio, con la complicità di mia madre, avevano ucciso Polonio. E io in qualche modo dovevo mettermi con le spalle al muro. E io che c'entravo? Appunto, niente. Ti sei illusa. È chiaro, no? E dai, Ofè, non fare così. Vedi, sono tanti secoli che si parla di quest'amore che non c'è mai stato. Vorrei che una volta per tutte te ne rendessi conto. Mi prendesti per il polso e me lo stringesti forte. Poi ti scostasti da me e cominciasti a scrutarmi il viso come se avessi voluto disegnarlo. Come puoi non ricordare? Questo è quel che raccontasti a tuo padre, malinterpretando i miei gesti, che volevano soltanto dare l'idea di una follia sopraggiunta all'improvviso. Tuo padre si impressionò e venne dietro la tenda ad origliare i discorsi che fece a mia madre. Il resto, beh, il resto dovresti saperlo. Stai forse dicendo che dovrei sentirmi colpevole della sua morte? No, questo no. Non puoi essere responsabile delle azioni di Polonio, ma dovresti renderti conto che dietro la tua presunzione di essere amata si nascondeva il desiderio di esserlo per davvero. Io ti amavo moltissimo, ma come l'amore di 40.000 fratelli messi assieme. Stai allora dicendo che ero io ad essere innamorata di te? No, oggi sono brutto e vecchio, non oso neppure pensare.